Contro l'incubo di prendere un palo e le polemiche che hanno preceduto l'elettrificazione della metropolitana leggera, questa mattina l'amministrazione comunale ha replicato a chi si vuole attaccare al tram con le prove di messa in esercizio del primo filobus. Un evento storico, ha commentato l'assessore Costantino Preziosi, anche se a dire il vero manca ancora molto per dire fine ai lavori di un'opera costata circa 24 milioni di euro. Comunque stamane è stata l'occasione per obiettivi e foto di giornalisti curiosi di fissare la prima corsa dimostrativa del filobus effettuata su una tratta di 4 chilometri tra la stazione ferroviaria e Campetto Santa Rita, con breve sosta a Largo Santo Spirito, dove è stato possibile ammirare la prima metro. La strada, intanto, per coprire 10 chilometri in città con 11 filobus, come sottolineato dallo stesso assessore Preziosi, ancora lunga. L'amministrazione, tra l'altro, è abituata a presentare, come è successo per la strada della Ponatti, le opere a metà. Il solito tram-tram ha mugugnato qualcuno. Ricordiamoci che questo progetto è stato per la prima volta finanziato per il 60% dal Ministero dei Trasporti nel 2003, quindi oggi che siamo nel 2016 possiamo dire che è una grossa vittoria da parte della città di Avellino, perché dopo 13 anni si parla per la prima volta di messa in esercizio e già da ieri si vedono in città, seppure per un tratto limitato di solo 4 km rispetto agli 11 km, questa benedetta metropolitana leggera. Per quanto riguarda poi la messa in esercizio vera e propria della metropolitana leggera, quelli ci saranno altri tempi, bisogna andare alla regione a capire gli ulteriori fondi per poter mettere in esercizio, però in questo momento diciamo chiudere i lavori e quindi finalmente far vedere per la città questi filobus, questi 11 filobus, già è una cosa molto importante.